consegna il totale sostituisce numero 5 Ronco Zini al suo prossimo potente Maxi Lopez. Allora, signor Celentano, da dove? Da Rossano. Ma questo Crotone? Speriamo bene oggi. Sempre da Rossano. Lei si accompagna con Celentano? Sì, sono il suo autista personale. Ma come è stato condotto il calciomercato del Crotone? Ma quest'anno ha fatto dei begli acquisti, soprattutto con Maxi Lopez e Marrone. Sono due grandi acquisti e quindi speriamo bene per quest'anno. Forza Crotone. Questa squadra, oggi può fare una buonissima partita, una bellissima partita contro l'Empoli. E speriamo bene, insomma, per il Crotone. Ottimi acquisti e ottima squadra. Che voto darebbe al calciomercato effettuato da Orsini? 9. Ma l'umore in città è cresciuto? L'umore è cresciuto, noi veniamo da Rende e quindi forza Crotone, ragazzi. Quindi il calciomercato l'ha soddisfatto? Sì, abbastanza. Di dove siete? Sento un accento un po' birichino. Birichino. Dove siete? La Sicilia, Calamonici. Provincia? Agrigento. Lei? Idem, sono il fratello. Perché a Crotone? Perché abbiamo fatto una vacanza, poi abbiamo deciso di vederci questa partita. Sarà molto emozionante, speriamo. Ma le bracciole? Oggi erano un po' fredde. Perché? Erano di ieri. Ma il calciomercato del Crotone? È andato bene quest'anno, penso io. È stato un ottimo calciomercato da parte della nostra società. Ha dimostrato le altre grandi società di Serie B che c'è pure il Crotone fra queste grandi società. E c'è pure lei. Soprattutto. Il presidente è andato a trovarlo. Sì, è andato a trovarlo il presidente, ha fatto proprio un gesto da 10 lodi. Dagli amici di Torre Melissa, ma com'è andato il calciomercato del Crotone? Maxi Lopez, e speriamo che fa ancora gol. Una bella bomba in porta. Maxi Lopez, Vido. Marrona, va bene. Forza Crotone. Fino alla fine. Forza Crotone, Seno. Credo bene. Aveva bisogno di un po' più di fortuna. È mancata. Un pizzico di fortuna, sì. Quindi per la prossima volta gira la ruota. Incrociamo le dita la prossima volta. Ottimo. Bene. Benissimo. Cosa è mancato? Il gol. Ma è abbastanza bene, dai. Abbiamo fatto un bellissimo primo tempo. La palla non è voluta entrare, dai. Siamo stati sfortunati il primo tempo, però abbiamo giocato pure con una grande squadra che è l'Empoli. Non è una squadra da buttare, è una concorrente per la Serie A, però dai, ci accontentiamo di questo pareggio, dai. Speriamo che a Cremona la prossima settimana andrà meglio, dai. La squadra ha giocato bene, insomma, l'Empoli ha detto qui Bucchi che veniva a giocare a viso aperto. Tutto abbiamo visto tranne che un viso aperto, anzi si è difeso a spatatrappe, ha detto che vuole salire in Serie A direttamente, ma penso che se gioca così non è candidata per la Serie A. Siamo contenti perché la squadra ha risposto bene, ha tenuto bene il campo, non ha sofferto niente. Posto così. Ma è una squadra che ci riprenderemo, i tre punti ce li prenderemo domenica. L'ha visto a Maxi. E Maxi sì, non è che si conosce da oggi. Grande, grande partita, siamo contenti anche del punto. La squadra c'è, ha bisogno di tempo ancora per maturare, prendere anche 90 minuti qualche giocatore. Ci abbiamo giocato benissimo, un bellissimo primo tempo, anche il secondo. Abbiamo avuto la sfortuna di trovare due pali. Loro hanno fatto un mezzo tiro, ci stavano prendendo la partita. Però cioè, la squadra gioca, con Lopez in campo è tutta un'altra cosa. L'importante è che non abbiamo perso. Quello è importantissimo perché. Anzi, che non abbiamo mai perso. Abbiamo mantenuto la tradizione a nostro favore. E con l'Empoli, questo fanno il terzo pareggio qui, se no hanno avuto 5 sconfitte. E si facevano sempre gol, a 6 gol. Era uno spettacolo vedere giocare con l'Empoli, che è andato il nostro grande presidente a trovare Pepino e gli ha regalato la maglia. È un gesto importantissimo questo, è un gesto, come dire, umile. C'è il nostro presidente che
con la sua umiltà, perché ama i suoi tifosi, specialmente quelli che hanno dato la vita per il Crotone. Gli storici. Eh? Gli storici. Gli storici, è vero. Peppe, non mollare, Peppe. Io pure sto soffrendo pure, ho dei problemi, ma noi non molleremo mai. Con la tua rima a fare vincere il Crotone, è importantissimo. Vai Peppino, non mollare mai. E per finire, come si dice? Forza Crotone, fino alla fine. Il cielo è sempre più blu, il cielo è sempre più blu. Grazie Presidente.